Sezione delle gambe. Tu dove stai? E allora ci siamo io fra 5 minuti, che ci vediamo un attimo in piazza, mi avvelenato un attimo la cosa. E tu mi muoio. Io cerco di cogliere un po'. Allora, il sindaco? Pagano. Pagano. Ok, del comune di Terzi. Allora, ci può dare una sua dichiarazione su questa giornata, sull'iniziativa, come si è posto il comune? Il comune si è posto in piena collaborazione, a questa disposizione di assessorati alla birra, assessorati alla cultura e consiglieri comunali che stanno collaborando per la migliore riuscita di questa giornata che noi anche in questo stiamo programmando per pulire. Visto che è una situazione così di grossa portata, noi teniamo un progetto con il Ministero dell'Ambiente tramite la società La Sorge Sid, una società che fa capo al Ministero dell'Ambiente, che abbiamo fatto un sopralluogo su tutto il territorio di Terzigno, anche all'interno della Pinetta, per pulire tutto il territorio. Stanno in gara d'appalto, adesso è scaduto il giorno 7, entro una ventina di giorni. Avete fatto riferimento anche ai sacchi bianchi che stanno appena d'onda. Quindi chi se ne occuperà? Soge? Soge sì, del Ministero dell'Ambiente. Se ne occuperà lei per quanto riguarda? Di pulire tutto il territorio, non solo qui, pulire tutto ingombrando, tutto all'interno anche della Pineta, perché noi come primo obiettivo teniamo che da questo momento io sono il sindaco facente funzioni che da 2-3 giorni capeggio questa amministrazione. E abbiamo messo in atto questa tipo di cosa, dobbiamo pulire come primo obiettivo, il nostro primo obiettivo è la Pineta. Oggi ben venga che la richiesta che ci è stata fatta da parte dell'associazione in merito, che si faccia questo, siamo qua per collaborare tutti quanti insieme perché è un bene di tutti, non è un problema che possiamo sfruttare tutti qua. Noi siamo d'accordo che la dobbiamo mantenere pulita, abbiamo fatto un progetto di videosorveglianza su tutto il territorio per problemi per questa. Ma senso che c'è in atto questo sistema di videosorveglianza? No, è un progetto sempre con quello dell'ente parco, una cosa il Ministero dell'Ambiente, l'abbiamo fatto insieme al Ministero dell'Ambiente che penso da qui a 2 mesi teniamo un sistema con 90 telecamere su tutto il territorio, in particolar modo per il problema dei rifiuti e controllo generale su tutto. Questa è un'iniziativa che va benissimo e ho chiesto all'associazione che al momento, se ci possiamo sentire per la prossima settimana, sapendo quando è il giorno che loro affidano la gara e sappiamo l'azienda che deve prendere questi rifiuti, se possiamo fare un'altra giornata del genere, portiamo tutto all'esterno che ben vengano queste giornate, ma lei sa benissimo che il problema è la quotidianità. Sì. Nel senso che nel momento in cui si fa questa pulizia, domani ci sta già pronto chi viene a sversare. È chiaro che la logica delle camere io penserei di fare un discorso con le associazioni, visto che c'è una che è ben visto questo, ci sono delle associazioni sul territorio, di fare un incontro con tutte le associazioni che sono presenti e lavorano per il benessere dell'ambiente, per tutto, di sederci andare a fare un tavolo anche di controllo all'interno della Pineta. E penso che sia un quindi fatto una sorta di affidamento. Di affidamento di controllo all'interno di chi che ci teniamo un bene, certo. Ce lo teniamo tutti quanti insieme, è una cosa che fa bene a tutti. Questo senz'altro, diciamo, che il cittadino sia partecipe di questa cosa è sacrosanto. Poi come però primo esistono punto, comunque i vigili urbani, c'è il CTA, ma noi in questi vigili urbani abbiamo fatto quasi 200 multe, voglio dire. Per scarico abusivo. Voglio dire, poi questo c'è anche il problema, che il parco in tutto questo, voglio dire, diciamo, in tutto questo è chiamato in causa, sì. È uno che deve collaborare se non c'è il Parco Nazionale del Vesuvio, dobbiamo. È un lavoro fatto in sinergia. Dobbiamo collaborare al massimo tutti quanti, perché il territorio è grande, non è che voglio dire, è un territorio di 24 km quadrati, il nostro territorio, non è uno territorio di 2 km quadrati che tu pigli. Non teniamo grosso personale, allora se c'è la collaborazione di la tempistica per la pulizia meno di una ventina di giorni. Anche diciamo per una tonda. Sì, tutto. Senta, il materiale che adesso state raccogliendo voi, cioè quello che viene messo a valle e che voi state prelevando, diciamo, come sarà smaltito? Sarà smaltito dalla pista della nostra pista dell'ingegno. Quindi sarà mandato secondo i giorni di conferimento. Ah, qui diciamo come se.
se fosse normale rifiuto urbano, per quando riguarda invece l'Eternit, i rifiuti speciali, pericolosi. In questo qua dove sta? Non va rimosso, ma questo non c'è le ditte specializzate. Diciamo, c'è impegno da parte del comune ad agire, perché penso sia come del comune questo qua. Questo qua, e lo teniamo in questo progetto generale, che tra 20 giorni vogliamo l'Eternit tutto, dove già abbiamo fotografato tutto il nostro territorio. Mo in questo... dispiace se fra 20 giorni veniamo qua. Ma quale? Potete venire tutti i giorni a darci una mano. Ma io purtroppo ci vengo. Noi ci fa solo piacere che chi viene, che non viene con sempre con le solite polemiche, solite cose, sembra non far fare niente. Ma la stampa si fa qui. No, vabbè. A fare ci siete voi. Ma voglio dire, deve essere uno. Io dico l'obiettivo, l'importante è che collaboriamo tutti quanti insieme e ci diamo al meglio, perché ci viviamo tutti quanti, non è che noi amministratori siamo di Milano, ma lui dice noi veniamo una volta ogni tanto qua, noi ci viviamo tutti i giorni, teniamo la famiglia, teniamo un lavoro, penso che i primi obiettivi. Ieri non c'era nessuno però lì al Mami di Ercolano. Noi stavamo aspettando, detti di aspettare qua in questa giornata. Perché noi l'abbiamo fatto concordare insieme. Non eravate stati invitati? Così è stato. No, allora, con la consigliere comunale. Antonio Misaga. E al momento hanno messo, abbiamo dato a disposizione tutti, abbiamo fatto un incontro con le associazioni del posto. Vabbè, voi comunicate questa cosa, noi magari facciamo anche, se ci mandate un comunicato stampa, noi cominciamo fra 20 giorni a pubblicizzare questa cosa e poi magari cerchiamo anche di fare un reportage su questo lavoro che verrà fatto. Sì, ma si può ripetere, io penso che questa qua, se noi ci mettiamo... Fra 20 giorni ci sarà la raccolta... Facciamo un lavoro, che veniamo qua e andiamo all'interno di questo lavoro che stiamo facendo, che noi sappiamo che domani mattina la società interessata ha vinto la fase, e c'è, quanto più materiale riusciamo a portare, perché chi ne arriva sulla montagna, insomma, loro arrivano dove stanno i gomuli e le prendono. Quella spazzatura arriva dove c'è la carrozzabile, fin quando è carrozzabile arriva la spazzatura, sulla montagna ci vanno solo i cime come a me. Si verificano anche situazioni diverse, allora, se non c'è la strada ci arriva comunque, troviamo dei rifiuti, ci deve arrivare la carrozzabile. Ma in questo è carrozzabile, anche in questo, perché noi qua teniamo pure dei progetti, se eliminiamo la d'accordo, vabbè, quindi più o meno fra una ventina di giorni ci sarà questo completamento della gara. Pulizia del completamento della gara, non è che si inizierà i tempi tecnici. Quindi fra 20 giorni ci sarà il completamento della gara d'appalto La gara finisce la settimana prossima. Quindi fra 20 giorni si inizierà a pulire. Mentre che fanno antimafia dell'azienda, è un fatto tecnico. Puoi vedere anche sul sito Sogesini, Ministero della BF. Gara d'appalto per la pulizia del territorio di Terzigno e ti guardi tutto quello che teniamo e teniamo anche la bonifica della cavalleria sul sito del Ministero dell'Ambiente, la società del Ministero dell'Ambiente, ti puoi guardare tutti gli atti che stanno facendo. Quindi, orientativamente fra 20 giorni, possono essere 30, possono essere 25, diciamo, si inizieranno anche a pulire i lavori, tutto il territorio, su tutta la strada, tutto il territorio. D'accordo, grazie, buon lavoro, arrivederci.